Oggi improvvisamente la Villa Comunale Gorgia è chiusa al pubblico. La gente è fuori, perché? Ma siamo arrivati stamattina su e giù verso le 10 e abbiamo visto qua i catenazzi, già tutti i cancelli, questo e quello dell'altra parte, è tutto chiuso alla villa. Per il semplice motivo, non sappiamo il motivo, ma si pensa sempre per la solita storia, perché i bagni penso non sono fatti e per altre cose possibilmente, perché le persone sempre non avendo un bagno vanno a ricorrere sempre fuori o possibilmente anche dietro il cespuglio, o possibilmente magari penso perché per altri motivi, ma in questo momento non hanno messo neanche una carta, anche fuori, anche per sapere alle persone il motivo perché che hanno chiuso questa villa. Non c'è un buon motivo, no? Le vedi, sappiamo praticamente che è chiusa. Siccome anche in questa villa mancano tutti i servizi, qui siamo in un comune in abbandono di tutto, dalla A alla Z, anche lui l'ha detto. All'Andino non funziona niente, anche il signor Sindaco una volta quando ha fatto la dimostrazione era davanti, questo comune non funziona niente, anche lui l'ha detto, una città viene abbandonata di tutto, e che è la verità, perché questa villa praticamente mancano i servizi, e io ho detto gente, mancando i servizi è un posto chiuso, caccia a fare servizi e deve essere controllato i servizi, perché c'è un vandalismo enorme di questi ragazzi, e basta.